Ma si parla di bilancio oggi, anche di autonomie, tra le voci però c'è quella legata appunto al referendum sulle autonomie, molto criticata dal PD. Sì, è una spesa che continua a lievitare, tra l'altro, dai 30 milioni iniziali, ora stimiamo che si arrivi perlomeno a 50, sommando anche l'acquisto di attrezzature necessarie per questo, che in un momento di necessaria revisione della spesa e di tagli che vengono fatti su settori significativi, soprattutto del sociale, ma anche il diritto allo studio universitario, la possibilità di accesso alle case popolari ed altro, ci sembrano davvero sprecati. Quali invece le voci che voi comunque ritenete positive e sulle quali potete lavorare magari insieme? Beh, riteniamo che si possa lavorare ad esempio nell'indirizzo di garantire ai lombardi che sono in condizioni disagiate una integrazione al proprio reddito, quello che viene definito reddito di autonomia o misure di sostegno al reddito. Però anche qui vorremmo che vengano messe in campo delle misure vere e integrate, non degli spot che vanno a vantaggio di pochi come le misure che sono state sin qui messe in campo dalla Giunta. Senta, io volevo chiederle, in questi giorni abbiamo assistito a contestazioni che sono quelle dei precari del comune, i precari della città metropolitana, i vigili del fuoco che lamentano un contratto che non si rinnova da 6 anni. Va bene i tagli perché è giusto che ci sia un efficientamento della spesa pubblica, ma sembra che poi questa spesso ricada su quella parte della pubblica amministrazione che invece genera efficienza o che addirittura assolve a competenze che non potrebbero essere fatte da altre persone, come accade nella città metropolitana. Efficientare la spesa non è una cosa così semplice, in questo momento sembra che ne paghino le conseguenze quelle più deboli. Sì, soprattutto efficientare la spesa richiede un percorso piuttosto lungo che non riesce a dare immediatamente quelle risorse, quelle rese che verrebbero richieste da alcuni atti. È sbagliato che siano soprattutto i lavoratori in questo momento quelli che sono chiamati particolarmente a pagare il conto. Per questo diciamo, prima che far pagare ai lavoratori questa necessaria revisione della spesa, cerchiamo di non sprecare iniziative inutili come i 50 milioni del referendum.